in onore di Santa Rita, una luce che speriamo ci illumini in un periodo diverso di quello che abbiamo passato. Una serata come questa qui, che vede il viale vuoto, non era mai successo nella storia recente o comunque la memoria d'uomo. Dunque io le consegno questa qui, questa luce che possa splendere e ridare una nuova energia alla nostra città, ai nostri cittadini, a tutti i devoti di Santa Rita, per una speranza, una luce di speranza più forte per farci superare questo momento difficile che stiamo attraversando. La do a lei, se la può portare dentro, vicino all'urna di Santa Rita. 22 maggio 1457, il popolo di Cascia saliva qui nel monastero dove Rita era morta per dare il segno della vita di fede. E allora questa luce sia quella luce di fede, che quindi è la speranza. La nostra speranza è fondata su una luce grande, che è la luce di Dio, e Rita è colei che è stata una luce straordinaria di vita umana, straordinaria di vita cristiana, straordinaria di vita che ancora oggi continua ad illuminare. Possa Rita illuminare Cascia, il mondo intero, che possa rincuorare il cuore di Mario, sindaco, il cuore di tutti i cittadini di Cascia. E così questa luce che ora porterò lì, davanti al corpo di Rita, dove lei, noi la preghiamo, ma lei è a guardarci dal cielo, perché quella luce che lei ci ha portato è la luce del cielo che continua a illuminare la nostra vita. La speranza quindi non deve mai morire, la speranza non dobbiamo farcela mai rubare. E allora io vado a nome di tutta la città, Mario, a nome di tutta la realtà del monastero, di noi frati agostiniani, di tutto l'ordine agostiniano. Allora accompagnatemi tutti da Cascia, che sentite, che udite, che questa luce sia la luce che risplende nel vostro cuore, la luce che risplende nelle vostre famiglie, la luce che sempre rinnovi la certezza che nulla è terminato, che nulla viene tolto dalla possibilità di un bene. Il bene sempre illumina e Rita custodisca questo desiderio del bene. Così, tutti insieme, ora vogliamo lodarlo, pregarlo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Rita, prega per noi! Santa Rita, prega per noi! Santa Rita, proteggi Cascia! Santa Rita, proteggi Cascia, i casciani. Santa Rita, proteggi tutti gli uomini di questo mondo. Liberaci, Rita, intercedi per noi presso il Signore, perché possiamo essere liberati da questa tristezza per vivere nella speranza e nella luce.
Gloria al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, dei secoli, amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.